Oggi è stato arrestato il dominus della società di vigilanza Metronotte Fabrizio Montale. per una serie di reati tributari e sono stati sequestrati 94 milioni alla società, appunto, Metronotte e altri 60 presso altri sei indagati. Voi vi siete occupati in un'inchiesta di report a maggio del 2013 di questo personaggio. Nel 2013 intervistai l'ex direttore generale di Metronotte Nuova Città di Roma, Enzo Pergolizzi, che ci disse di aver fatto 2 anni prima una denuncia alla Guardia di Finanza nella quale diceva che aveva riscontrato all'interno della Metronotte fenomeni come false fatture, non venivano pagati i fornitori, ai dipendenti che uscivano dalla società quasi regolarmente non veniva pagato il TFR. Lo stesso Montali gli aveva chiesto ripetutamente di taroccare il bilancio e forniva Montali ad un assessore della regione Lazio, in quota Polverini, al tempo della Durante la Polverini, polverina. un'automobile con autista. Poi ci misi dentro un paio di battute di Enrico Nicoletti. Il tema di Enrico Nicoletti era il tema forte perché Montali era sotto processo per vari reati, tra cui il riciclaggio, e c'era anche l'aggravante della mafiosità perché aveva un rapporto molto diretto con Nicoletti e i suoi figli. A novembre del 2013 verrà condannato per usura Fabrizio Montali, ma sulla questione di Nicoletti partono una serie di denunce della Fisasca CISL, che è il sindacato particolarmente forte a Roma che organizza i lavoratori delle aziende di vigilanza, che denuncia alla prefettura il legame con Nicoletti, ma la prefettura non si muove. Fabrizio Montali nel 2012 ottiene, sempre dalla giunta Polverini, in ATI, in Associazione Temporanea di Imprese, con la Union Security, l'azienda di vigilanza di Claudio Lotito, la maggioranza della vigilanza degli ospedali romani. Poi riesce a ottenere, sempre nel 2012, incredibilmente, perché era straconosciuto, la vigilanza anche nel consorzio Metro C, per la Metro C, un appalto di circa 5 milioni di euro, che gli viene comunque confermato nel momento in cui nel novembre 2013 si becca il primo grado per l'usura, anche qui incredibilmente. Dopo la vostra inchiesta è successo qualcosa? Dopo la nostra inchiesta, la Guardia di Finanza ha stretto le maglie della sua indagine, è entrata nelle società di Fabrizio Montali, capendo di cosa erano fatte. In realtà non è vero che lui fosse un nullatenente che distraeva gran quantità di fondi per se stesso. La società funzionava quasi tutta per comprarsi appartamenti e auto da corsa, non solo per questo, ma soprattutto per questo, e per finanziare in modo particolare, diciamo così, gli amici della politica. Il punto è che le sue avventure, le sue scorribande per Roma tramite la Metronotte Città di Roma sono durate almeno 20 anni. Ma com'è possibile che un personaggio con questo passato, al momento non ha nessuna condanna, diciamo, definitiva, però insomma appunto con una confidenza di questo tipo con Nicoletti, l'ex cassiere della Banda Magliana, e appunto questi problemi, diciamo, giudiziari che però appunto al momento non sono scaturiti in condanne definitive, com'è possibile che abbia però avuto appalti così importanti, anche appalti, di vigilanza sulla RAI e soprattutto all'Agenzia delle Entrate che appunto essendo stato arrestato per reati tributari, fiscali, è paradossale quasi E come... perché la Banca d'Italia no? E anche la Banca d'Italia addirittura. Lui è un uomo che aveva rapporti politici molto forti, ma la cosa più rilevante, secondo il mio punto di vista, è perché, nonostante tutte queste rilevanze negative sottolineate dai sindacati, lui continuasse ad avere, e nonostante la relazione ormai conclamata, l'indagine per le relazioni conclamate con i figli di Nicoletti e con Enrico Nicoletti, lui continuasse ad avere, diciamo così, l'ok di prefettura e questura per mandare avanti la sua agenzia di vigilanza, perché le agenzie di vigilanza a Roma, ma come ovunque, hanno il permesso di questura e prefettura. Questo capita per motivi che hanno a che fare con le relazioni che queste aziende di vigilanza hanno proprio con prefettura e questura. Quando vanno in pensione, spesso è capitato in passato che ai funzionari della prefettura, dirigenti della prefettura, ovvero vicequestori,
che entrano a far parte delle aziende di vigilanza e garantiscono questa relazione impropria con chi dovrebbe controllarle, e controllarle non le controllano poi.